È una situazione difficile per tanti motivi. Alcuni li hai citati tu, l'inflazione, una crescita che viene rivista al ribasso, tensioni geopolitiche. Quindi è una convergenza di criticità sui mercati. E questo i mercati finanziari ce lo stanno dicendo molto chiaramente. Quindi siamo in una situazione delicata. Perché in uno scenario cosiddetto stagflazionistico, ossia dove sono pressioni inflazionistiche importanti da un lato ed una crescita che si riduce e in alcuni casi si muove verso la recessione, un po' tutte le asset class soffrono. Noi abbiamo la fortuna di avere una base di clientela la cui gran parte dei portafogli è tutelata da questa situazione, però i fondi e le polizze di ramo terzo, no, nella componente multiramo stanno soffrendo chiaramente. Qui vedete, lo abbiamo in grafico da inizio anno, più semplicemente azioni globali e bond globali. Sopra abbiamo cercato di individuare, no, gli eventi più rilevanti, ma è un unicum in qualche modo, no? Quindi una situazione abbastanza rara storicamente, e secondo me, mentre cerchiamo di proteggere i portafogli dei clienti oggi con il loro mix di buono postale, di ramo primo garantito, di cash magari, di conto corrente, dobbiamo prepararci anche a modificare il profilo di rischio dei loro portafogli per quei clienti, come diceva giustamente Massimo, che ne hanno la necessità, la voglia e la capacità di prendere rischi, no? Di compounding nel medio-lungo termine.